vetro, come la plastica, la carta, l'alluminio, l'acciaio e l'organico, non sono rifiuto, ma sono una risorsa. Fai anche tu la raccolta differenziata. Ogni tuo gesto può fare la differenza. Arrivano i finanziamenti per 5 comuni dell'Alessandrino per il ripristino dei danni dopo l'alluvione del 2019-2021. Presentato in conferenza stampa il progetto insieme agli assessori regionali Matteo Marnati e Marco Protopapa. Arresti domiciliari per un giovane di 21 anni fermato dalla polizia di Alessandria mentre stava cedendo 10 grammi di cocaina. Le manette sono scattate anche per un altro ragazzo. Piccola industria di Confindustria e Confagricoltura Alessandria insieme per il PMI Day che ha aperto le porte ai giovani per visite guidate all'interno di piccole e medie imprese. Ben ritrovati con la nostra informazione. Oggi ad Alessandria gli assessori regionali Marnati e Protopapa hanno presentato gli interventi di ripristino delle opere di collettamento e depurazione delle acque danneggiate in 5 comuni dell'Alessandria dopo l'alluvione del 2019-2021. Il finanziamento delle opere previsto dall'accordo tra il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e la Regione Piemonte. De Vici. In provincia di Alessandria presentati gli interventi di messa in sicurezza e ripristino della piena funzionalità dei processi di depurazione delle acque gravemente compromesse a causa delle numerose alluvioni. E arriverà un finanziamento per realizzare le opere previste nell'accordo tra Ministero dell'Ambiente e Regione Piemonte e riguarderà i comuni di Lerma, Molare, Sardigliano, Tagliolo Monferrato, Villa Alvernia. C'erano gli assessori regionali Matteo Marnati all'ambiente e Marco Protopapa all'agricoltura. Dopo l'alluvione del 2019, l'alluvione del 2021 che ha colpito questa zona prevalentemente, noi avevamo detto che non l'avremmo dimenticati, così abbiamo fatto attraverso la nostra struttura tecnica, abbiamo costruito l'iter per chiedere questi soldi al Ministero. Gran parte dei soldi sono stati destinati proprio al Piemonte, sono tanti i comuni, però in gran parte sono tutti qui in provincia di Alessandria. L'anno scorso quasi 1 milione di euro a Ovada, oggi abbiamo 5 comuni, anche qui quasi 1 milione di euro, e servono appunto per non solo ripristinare l'emergenza che nel frattempo era stata attuata, ma soprattutto a mettere anche in sicurezza l'area colpita. Perché purtroppo con i cambiamenti climatici, con questi eventi che hanno sempre più forza, bisogna fare azioni che siano il più possibile definitive. Poi il rischio zero purtroppo non esiste, però il messaggio e anche la nostra presenza qui nella sede della provincia di Alessandria è dimostrare che noi le periferie non vogliamo dimenticare, perché sono piccoli comuni, magari non sono strutturati, non hanno i finanziamenti, però ci vivono le persone e noi vogliamo tutelare tutte le comunità. Quindi sono soldi, è vero, di ripristino di una calamità, però finalmente riusciamo a metterla in sistemazione in maniera definitiva, questa è la cosa più importante. Abbiamo voluto fare questa conferenza proprio perché abbiamo voluto dare un po' un segnale di fiducia di quello che probabilmente nel tempo era venuto a mancare, perché naturalmente stiamo parlando di interventi che toccano danni subiti nel 2019 e poi successivamente nel 2021, quindi un modo per dimostrare che nella difficoltà di un cambiamento climatico che sta colpendo sempre di più i territori, quindi oggi abbiamo appena finito di pensare a un problema che nel frattempo ne sta succedendo un altro, vedasi ad esempio il grande tema della siccità che ha colpito i territori piemontesi, ma che le risorse sono state in parte dirottate successivamente poi la grande purtroppo criticità e calamità dell'Emilia Romagna, quindi risorse che vengono spesso non proprio sfruttate per quello che originariamente doveva essere. Oggi abbiamo dato la possibilità a cinque dei comuni alessandrini di ripoter mettersi in campo e quindi intervenire per ripristinare opere danneggiate, e quindi abbiamo voluto oggi dimostrare che l'attenzione c'è.
La cronaca, arrestati due giovani dalla polizia di Alessandria per spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti. Uno dei ragazzi di origini straniere era stato notato dagli agenti mentre stava consegnando un pacchetto dove all'interno c'erano circa 10 grammi di cocaina. A quel punto sono scattati i controlli per entrambi i giovani. Nell'abitazione del veicolo del ragazzo che aveva ceduto la droga sono stati trovati 16 grammi di hashish e 7.600 euro in banconote di piccolo taglio, un pacchetto di sigarette da altri 30 grammi di cocaina. I 10 grammi di droga acquistate precedentemente inoltre erano destinati ad un'altra vendita al dettaglio. L'operazione ha avuto il contributo del cane orso della polizia locale. Per il ragazzo che ha ceduto la droga è stata applicata la misura ai domiciliari con il braccialetto elettronico. Parliamo adesso di economia, piccola industria, di Confindustria e Confagricoltura Alessandria insieme per il PM Day, la giornata nazionale delle piccole e medie imprese che hanno aperto le porte per giovani con visite guidate e incontri. Alessandra Della Capo. Una grande opportunità, quella offerta alle nuove generazioni dal PMI Day Industriamoci, la giornata in cui le piccole e medie imprese di Confindustria aprono le porte dei loro stabilimenti a studenti ed insegnanti per mostrare loro con orgoglio le aziende del territorio, potenziale sbocco occupazionale per i lavoratori del domani. L'iniziativa è inserita nell'ambito della settimana della cultura d'impresa di Confindustria e della settimana europea delle PMI promossa dalla Commissione europea e in provincia di Alessandria vanta una proficua collaborazione con gli imprenditori di Confagricoltura. Abbiamo la fortuna in provincia di Alessandria di organizzare da molti anni questa iniziativa insieme a Confagricoltura, quindi oggi siamo in un'azienda della trasformazione dei prodotti agricoli, dell'agroindustria, che è uno dei settori più rilevanti della nostra provincia. Il PMI Day Industriamoci è stato lanciato da Piccola Industria di Confindustria nel 2010 e da allora ha portato 472.000 giovani a diretto contatto col mondo della piccola e media impresa. Per noi di Confagricoltura è un'occasione molto importante quella di collaborare con Confindustria alla realizzazione di questo PMI Day ed è ormai una tradizione e ci permette di poter interloquire con i ragazzi delle scuole superiori per spiegare quanto è importante la loro formazione per il futuro impiego in agricoltura e in questo caso nell'agroindustria. Sono stati gli studenti dell'Istituto Superiore Ciampini Boccardo di Novi Ligure ad aver avuto la preziosa possibilità di visitare la realtà della Tomato Farm di Pozzolo Formigaro, fiore all'occhiello nel comparto conserviero del Piemonte. Allora, Tomato Farm è l'unica azienda conserviera del Piemonte. In Piemonte si coltivano circa 3.000 ettari di pomodoro e noi lavoriamo quasi la metà di questi 3.000 ettari in una campagna che è quella del pomodoro va da fine luglio a fine settembre, quindi 65-70 giorni lavoriamo circa 100.000 tonnellate di pomodoro nel nostro stabilimento. Continua il nostro viaggio nei paesi dell'Ovadese, oggi facciamo tappa a Predosa dove si trova appunto al centro del triangolo Ovada-Alessandria-Novi Ligure. Predosa, per quanto piccolo, è uno dei comuni principali dell'Alessandrino, strettamente legato alla storia medievale della città, veniva considerato parte del quartiere di Gamondio. Se ne parla De Vinci. Il nostro giro tra i comuni dell'Alessandrino oggi ritorna nell'Ovadese, a Predosa, paese con un primo cittadino donna, Maura Pastorino. Sta arrivando il sindaco di Predosa, adesso la fermiamo prima che entri in ufficio. Lei è sempre qua, sindaco, mi dicono. Ci sono spesso, ormai è diventata una specie di lavoro H24, quindi oggi pomeriggio per esempio siamo qui perché tra poco dobbiamo fare una giunta, quindi tra poco arriveranno anche i miei assessori e quindi anche oggi siamo qua. Diamo un'indicazione a chi ci sta guardando, qualche peculiarità di Predosa. Ma intanto Predosa è nella prima pianura proprio a ridosso subito dopo Vada, quindi a ridosso dell'Appennino. Siamo sulla sponda sinistra del torrente Orba
e un paesino, insomma, che sta cercando di recuperare un pochino quello che è stato perso anche durante il Covid, di fare un po' di attività, un po' le nostre, noi come comune, un po' anche a livello sociale, con le associazioni che ci sono qui in paese, le feste, le sagre. Dal punto di vista economico, qual è la fonte, diciamo, di reddito, comunque qual è il lavoro che impegna di più chi abita a Predosa? C'è di tutto un po', perché gli abitanti di Predosa abbiamo ancora qualche agricoltore, però tra l'altro parlavo questa mattina con un agricoltore qui di Predosa, mi diceva c'è poco ricambio generazionale sull'agricoltura, ed è vero, è assolutamente vero. E poi abbiamo qualche azienda qui vicino, e quindi un po' di predosini lavorano in queste aziende. Quanti abitanti? Siamo 1900 e qualche cosa. Come tutte le zone, le città, i paesi in riva al fiume, ha i suoi pro e i suoi contro. Qui c'è sempre stato un Lido molto famoso. Sì, il Lido è un bellissimo posto, tant'è vero che anni fa lo abbiamo scelto per organizzare i centri estivi dei nostri bambini. Noi bambini di allora, adulti, un po' più adulti di oggi, praticamente siamo cresciuti lì e quindi ci è sempre rimasto nel cuore. Però ha anche delle problematiche in stagioni come questa, perché è bello perché è vicino al fiume, ma in stagioni come questa è brutto perché è vicino al fiume. Noi chiaramente quando c'è qualche evento facciamo monitoraggio, abbiamo un bel gruppo di protezione civile qui, ora stiamo anche cercando di aumentare i volontari della sede della Croce Rossa, è partito un corso per nuovi volontari il mese scorso, partecipo anch'io, 30 anni fa ero in Croce Rossa, oggi ho detto provo a vedere, poi mi sono iscritta e sto facendo il corso anch'io. Bene, siamo arrivati allo sport, oggi la nostra pagina sportiva sarà dedicata al calcio, Fabrizio Mattana infatti ci parlerà dei principali appuntamenti del fine settimana, dell'impegno casalingo dell'Alessandria Calcio contro il Giana Erminio fino ai campionati minori. Come sempre vi ricordo di seguirci sul nostro sito internet telesitynews24.it e niente, la nostra edizione finisce qui, vi auguro una buona serata e ci vediamo naturalmente alle prossime edizioni. Arrivederci.